3, 2, 1. A Castel di Sangro, in piazza Plebiscito, per le feste natalizie è stato realizzato un allestimento con le luminarie che si può osservare solo nelle località più blasonate. Il comune e la Proloco si sono davvero impegnati per l'organizzazione dell'evento. Alla suggestione del gigantesco albero di Natale fanno eco il mappamondo, la carrozza di Cenerentola con i cavalli e due splendidi cigni. Nel locale polivalente della piazza è stato allestito anche il villaggio di Babbo Natale. Luminarie davvero splendide. Grazie, ringraziamo tutti, ringraziamo il sindaco, il vice sindaco, tutta la cittadinanza e speriamo di continuare nei prossimi anni con queste bellissime realizzazioni, anche migliorando negli anni. Bisogna dire che c'è stata una grossa affluenza di gente. Tantissima, e c'è da dire che Castel di Sangro è una città in cui è molto popolata e aspettavamo questa grande affluenza. Speriamo anche nei prossimi giorni, fino a 6 gennaio, attendiamo tantissima gente. Davvero un'atmosfera particolare quella di questa sera qui a Castel di Sangro. Sì, sì, è proprio bello. Proprio stasera, giorno dell'Immacolata Concezione, abbiamo voluto inaugurare anche il villaggio di Babbo Natale. Evento molto bello soprattutto per i bambini in questa bella cittadina di Castel di Sangro, in cui affluiscono molti turisti, ed è bello condividere con loro la nostra esperienza anche comunitaria. La nostra è una comunità di recupero e accoglienza per ragazzi in difficoltà. Abbiamo voluto costruire questo villaggio di Babbo Natale proprio per dare una nuova speranza, una nuova luce a tutti i bambini, a tutte le famiglie. Infatti lo scopo è proprio quello della comunione, dello stare insieme, del vivere bene insieme. Un messaggio anche cristiano da dare ai nostri amici, a tutte le persone che vogliono condividere con noi questo momento. Era un po' quello che ci aspettavamo, avendo messo a punto un'organizzazione di allestimenti straordinari, di una originalità formidabile, che insomma si è poi magicamente accesa con il countdown, con questa partecipazione consistente, insomma, di un pubblico d'eccezione, sicuramente un pubblico che forse ha gustato quel piacere dell'accensione, quella magia delle luminarie insieme a noi, quindi con grande piacere e grande soddisfazione. Anche il villaggio di Babbo Natale è stato preso d'assalto, lo vediamo con la impossibilità di accedere alle attrattive che sono presenti nel padiglione, quindi con grande soddisfazione di tutti, soprattutto per la gioia dei bambini.